Quartieri che sono nel centro della città, ma in condizioni anche più degradate di quelli periferici. C'è chi lavora per offrire opportunità ai ragazzi e con Rino Genovese entriamo a Villa Giochiamo a Napoli. La gioia dei bambini impegnati in un corso di capoeira nella giornata conclusiva dello sport di tutti i colori. Questo campetto di calcio che vedete, pensate, è l'unica struttura pubblica del quartiere Mercato Pendino, uno dei più popolosi di Napoli. Siamo a poche centinaia di metri da Piazza Garibaldi, quindi al centro di Napoli, ma in una di quelle aree definite periferie al centro, aree con percentuali di povertà educativa e marginalità sociale simili a quelle delle aree più periferiche e più degradate della città. La regione Campania con Scuola Viva, Comune, Seconda Municipalità, l'Unione Sportiva dello Sport per Tutti, istituzioni scolastiche, hanno provato a creare, grazie allo sport, percorsi di educazione alla socializzazione. Aprire un posto come questo significa integrare i ragazzi col territorio, far capire che il territorio non è nemico. Se un posto come questo è chiuso, è il primo sintomo, il primo segnale che il territorio ti respinge. E se un territorio ne include, non nascono cittadini. Protagonisti ovviamente i ragazzi, ma abbiamo parlato dell'apporto delle istituzioni, la seconda municipalità, il centro di istruzione per gli adulti e poi fondamentali le mamme. Certo, ovvio, le mamme, ma non solo, i ragazzi, l'istituzione, la municipalità, siamo stati tutti quanti uniti per far sì che questo progetto per il quartiere, un quartiere difficile, potesse essere una soluzione valida per il futuro dei nostri ragazzi. Assessore, l'istruzione che non è mera cultura, ma diventa strumento di educazione, di formazione alla vita. La Regione Campania ha investito enormi quantità di risorse su Scuola Viva. Io devo ringraziare la WISP Campania per questo progetto, per un'azione di accompagnamento alle 450 scuole che sono aperte in Campania al pomeriggio. Scuola Viva è arrivata alla fine della terza annualità, tante scuole aperte al pomeriggio, 400.000 studenti coinvolti. Questa è la faccia bella della scuola campana. Allora, ultime fasi dello sport di tutti i colori, dal campetto di calcetto del quartiere Pendino Mercato è tutto, linea allo studio.